Poi c'è tutto un tema molto importante che è quello delle collaborazioni di ricerca, adesso non è questa la sede dove approfondire, però questo è un tema fondamentale, cioè IBM Research è una struttura poderosa, è importante, è molto prestigiosa, una struttura che ha prodotto 5 premi Nobel nel corso degli anni in cui è esistita, e noi tendiamo ad aprire i confini dei laboratori di IBM Research sulle università in modo tale da andare a scovare, tra virgolette, le eccellenze in giro per il mondo per poi farle collaborare e quindi creare questa osmosi tra università e impresa anche a livello di ricerca. Ecco, qui c'è tutta una serie di strumenti benvenuti al Bergamaschi. Ecco, con una vista ancora più ampia, e qui guardiamo la parte destra della figura, possiamo anche dire che la grande impresa collabora con l'Accademia e con i governi per partnership ampie a livello internazionale. Pensiamo a tutti i progetti FP7 che IBM va facendo in giro con l'università per tutto il mondo, mettendo appunto a disposizione le competenze soprattutto dei laboratori di ricerca. E qui ci sono fior di esempi di progetti congiunti di grandissimo successo. Ecco, l'obiettivo di tutto questo qual è? È quello di, ripeto, da una parte di aiutare l'università a creare figure sempre più attrezzate per arrivare nel mondo del lavoro come l'abbiamo inteso, diciamo, sulla base di quello che ho detto fino adesso, e soprattutto capaci di lavorare in mondi sempre più complessi, in sistemi sempre più complessi. Se noi pensiamo a come è fatta oggi la struttura della scuola, la struttura dell'università, la struttura di una città, la struttura di un ospedale, di un sistema sanitario, di un sistema bancario, ecco, in tutti questi esempi vediamo che ci sono grandi inefficienze, grandi, vorrei essere, diciamo, grandi modi di migliorare, ecco. Passate questo termine, spero che non sia trattato come qualunquista, però diciamo ci sono grandi inefficienze. Questi sistemi complessi possono veramente trarre grande beneficio da chi li conosce dal di dentro, da chi ci sa operare, da chi è capace di capire le esigenze di business di quello specifico settore. Quindi, in una parola, di rendere questi sistemi più efficienti e più intelligenti. Uso volutamente questa parola intelligente perché mi fa da bridge su questo tema. Forse molti di voi, qualcuno di voi può aver sentito parlare della strategia dello smart plan. Ecco, questa è una visione ampia che l'IBM ha promosso negli ultimi anni e che ha acceso una profonda discussione a livello delle istituzioni, a livello delle aziende, a livello proprio dei sistemi sociali. L'intento è quello di portare le aziende e le istituzioni a studiare tutti insieme come rendere questi sistemi complessi più intelligenti. L'intento è enorme, è molto alto, penso che sia intuitivo. Alla fine l'obiettivo è quello di aiutare il cittadino, l'utente del sistema sanitario, l'utente di un sistema che so io, museale, o il cliente di un sistema industriale, a migliorare la sua qualità della vita, la sua percezione di quel sistema. Ecco, Smarter Planet è una visione d'insieme di come il mondo funziona e di come i sistemi tecnologici interconnessi possano aiutare a superare queste inefficienze, quindi a rendere il mondo, come abbiamo detto, un pochino più efficiente, intelligente. Non mi dilungo qui, esempi di inefficienze, parliamo di esempi del tipo, non so, l'acqua che si disperde negli acquedotti, piuttosto che il traffico a vuoto attorno alle città che le fa inquinare e fa disperdere carburante, inefficienze dei sistemi burocratici, ecco, temi di questo genere, no? Non mi dilungo, ma mi serve soltanto passare intuitivamente il tema di che cosa stiamo parlando. Ecco, è stato fatto tutto un lavoro, non ho chiaramente tempo di entrare nei dettagli, ma è stato fatto un lavoro puntuale, preciso, di schematizzazione dei temi che più profondamente hanno influenza su il rendere il mondo un pochino più intelligente. Cito soltanto i titoli perché mi danno anche qui di nuovo un pochino il sapore di quello che stiamo dicendo. Il tema
che in IBM è un po' come uno slogan, chiamiamo della new intelligence, è il tema della business intelligence, della manipolazione di grandi quantità di dati. Capite bene che questa cosa è fondamentale per migliorare i sistemi molto complessi. Il tema del green, quindi della compatibilità ambientale, della sostenibilità dei sistemi. Smart work attiene al miglioramento dei modi di lavorare, non soltanto relativamente a argomenti come il telelavoro, che può essere magari intuitivo capire che ha dei risvolti positivi in tantissimi argomenti, però attiene proprio all'efficienza di nuovo dei sistemi. E infine argomenti più squisitamente tecnologici che attengono a rendere le infrastrutture dinamiche. È inutile comprare grandi computer se mi serve magari un utilizzo di picco in una determinata settimana, in un determinato mese, o magari per fare girare soltanto un job. Sono temi che risuonano tipo cloud computing, ecco, cose di questo genere. Ecco, partendo sempre da questi quattro pilastri, l'Academic Initiative viene mappata, per così dire, con tutta la sua catena di valore, di software, di corsi, di tutorial, di tool a disposizione, ripeto, gratuita delle università, lato docente e lato studente. Questo cosa ci serve? Ripeto per l'ultima volta, a avere in uscita persone, figure professionali sempre più attrezzate a lavorare in un mondo così fatto. Concludo, non so perché il titolo non è uscito, comunque il titolo vero era Innovation in Education, Eclipse and Jets Project. Gli interventi che mi seguiranno hanno lo scopo di illustrare un bellissimo utilizzo dell'IBM Academic Initiative, per questo abbiamo fatto questa lunga premessa, perché mi serviva alzare la palla a Ferdinando e a Paolo Maresca, che descriveranno compiutamente questo progetto, che è partito con lo scopo di sperimentare la piattaforma Jets, ma che in realtà è diventato un laboratorio virtuale, una cassa di risonanza dove centinaia di studenti e diverse università hanno collaborato tra di loro. Quindi il rapporto si è trasformato da rapporto uno a uno, diciamo, tra IBM e il docente generico di riferimento, un rapporto uno a molti, dove l'IBM sta avendo a che fare con tante università insieme, tutte intenzionate, diciamo, a portare a termine il progetto di cui adesso Ferdinando e Paolo vi parleranno. Vi ringrazio molto.